Un messaggio forte, pieno di significato per una pagina di storia che provocò morte e dolore per tanti connazionali, vittime delle milizie del regime di Tito, nelle drammatiche e complesse vicende di quel periodo storico nel nostro confine orientale. Questa mattina l'amministrazione comunale di Prato Lapeligna si è raccolta in una silenziosa cerimonia al Capocroce, monumento dedicato alle vittime foibe, facendo proprio il messaggio del Capo dello Stato affinché sia da monito per le future generazioni al riparo da tutte le strumentali dispute ideologiche, il sindaco Antonella Di Nino. È un momento doveroso, il ricordo, la memoria, oggi peraltro è testimoniata da una partecipazione d'eccezione, la presenza di tantissimi giovani qui a fianco a me. Sono loro le nostre future generazioni, sono loro che dovranno trasmettere questo messaggio di pace, di democrazia e di libertà. Ed è doveroso ricordare il sacrificio, dei tanti che hanno speso la loro vita in questi momenti così tragici. Oggi, peraltro, abbiamo ricordato ancora una volta con un pensiero commosso ad un nostro concittadino, Tito Giannantonio, il quale era maresciallo della finanza in servizio a Bovanzizza e che purtroppo non è mai tornato, dato per disperso e poi definitivamente inserito nella lista degli infoibati. Bandiera a mezz'asta anche a Palazzo San Francesco, sede del comune di Sulmona. In prima linea per il ricordo anche gli studenti del Polo Fermi e del Polo Vidio e quelli della Scuola Media Serafini.